quella che posso esportare, perché è disponibile da qua, dal menu della macchina, del relativo della macchina, informazioni, input, output, e posso importarlo in solido. Esatto, lo fai già adesso. Metti la chiavetta. Io so, ok. Ti do la chiavetta? Così vediamo anche l'esportazione direttamente. Se c'è quanto sarà? Poco. Se no usa l'altro, se no. Allora, per esportare. Ah, vedi. Scusate se passo da. Non scannerizzarla, eh. No. Allora, per esportare la cinematica della macchina, si va dal menu pagina di posizione, due volte dati O, cioè due volte freccia di sinistra, menu dati O. Il menu dati O serve per scambiare, per caricare e salvare informazioni, programmi, dati utensili, eccetera, eccetera, da e verso la macchina. Allora, per esportare il modello si va su modello, salva modello macchina. Quando viene fuori questa finestra si dà ok, perché bisogna accettare le regole della macchina, il centro. Seleziona directory, perché devo creare una cartella. Con seleziona directory si va a creare sempre una cartella. Mazak, chiamala Mazak. Va bene. Start. Che formato? Step, IGES, parasoli. Sì, ma importa tutto. Queste tutte. Poi eventualmente per importarlo è come da aprire un assieme. E si importano le parti una alla volta. Ah, ok, per importarlo ho capito. Ci sarà un'origine, un'origine macchina, e poi ci sono tutte le parti associate a quello, e bisogna copiare le origini poi. Oh no, va bene. Okay. Poi si fa USB, rimozione USB. Ok. Formata USB. Ok, grazie. I produttori di cambio prendono questo modello per fare una simulazione. In quel caso, quando loro utilizzano sul loro software sul discorso di royalty, che devono passare a royalty sempre di meno. Bisogna dire che entra tutta la macchina, lui fa tutto uguale in genere. No, ma io parlo di produttori software che normalmente non hanno una macchina di software. Ah, no. Il software è più. Quello che non lei qualche royalty. Ok, gli utensili? No, quello degli utensili che doveva venire qua. Sono persi, quello li lasciate a scuola e nessuno li ha usati.